Mercato del Popolo abbiamo fatto ormai più di 20 incontri, eventi, e ne faremo altri anche per la campagna elettorale della lista Tsipras. Vi aggiorniamo dicendo che avremo Vittorio Nioletto il 27 di marzo, che farà un seminario sull'Europa come istituzione, quindi avremo un grande ospite. Il 7 di aprile ci sarà Dino Greco, che ci parlerà invece della crisi economica, della parte economica a livello europeo, e poi il 17 di aprile avremo Franco Ferrari, che ci parlerà un po' della sinistra europea, un po' di Syriza, un po' del fronte gauche, un po' delle diverse realtà europee. E quindi oggi, oltre a un momento di festa, anche un momento per potersi riscrivere alla Rifondazione, e vi invitiamo tutti quanti a farlo il prima possibile, e anche per augurarvi un buon anno di lotte, un buon anno elettorale. Ci compete, secondo me, anche come donne e uomini in partito, a questa esperienza che è stata fatta in Grecia, che a mio avviso è particolarmente importante, perché a fronte di una situazione di grave crisi, più grave di quella italiana, ma gli elementi di crisi li stiamo vivendo tanti anche noi, sono riusciti sicuramente a compattare gli elementi di sinistra, quindi le parti organizzate e le parti non organizzate, quindi potrebbe essere insomma un faro a cui provare a tendere. Certo, ci sono prove in corso che sono quelle che abbiamo misurato con la composizione delle liste. Devo dire che i rapporti fra le parti organizzate e quelle non organizzate non sono mai serenissimi, non sono mai particolarmente sereni, e l'abbiamo letto tutti sui giornali, sui blog. Ciononostante, mi sembra che ne siamo usciti, a parte gli aspetti fisiologici della cosa, in maniera molto pacata, insomma, alla fine, più pacata di quel che si potesse pensare. E però insomma guardare al di là dell'uomo, si può guardare l'esperienza che c'è dietro, che ci può davvero insegnare. Riportando la centralità dei temi della sinistra in Italia come in Europa. Abbiamo un'Europa che è in grave crisi economica, finanziaria, però una crisi, penso all'avviso di tutti, anche sociale e politica, gravissima, è una crisi proprio del diritto, è una crisi proprio delle persone, è una crisi proprio dei popoli, delle cittadine dentro gli stati che compongono l'Europa. È una crisi che vede il lavoro e le classi deboli particolarmente martoriate anche dalle politiche di austerity che sono state così promosse dall'attuale governo dell'attuale compagine europea, che vede i temi dell'occupazione, del reddito, dell'ambiente, insomma, soffrire gravemente per queste politiche, e che sicuramente necessita di riprendere una centralità e nuove politiche su questi stessi temi. Come? Rilanciando qualche proposta che fa parte poi della lista, se leggerete poi i materiali, che sono tanti, che girano anche sul sito, investendo sulla ricerca, investendo sulla formazione, investendo sulla riconversione economica e ecologica dell'economia, investendo sul sociale, chiaramente rilanciando il sociale, quindi il welfare, rilanciando anche l'idea di trasporti condivisi, insomma le idee sono veramente tante, l'auspicio che davvero ci si riesca ad esprimere questa parte sana che deve prendere insomma un sopravvento. È chiaro che l'Italia poi ha delle sue sofferenze particolari, perché arriva anche così inginocchiata da questi disagi che fanno capo a quei temi che dicevo, ma anche da un fiscal compact che è stato approvato poi neanche tanto tempo fa come fatto proprio costituzionale, con un pareggio di bilancio che ci danneggia ulteriormente, e da una politica che ha servito anche al mercato. In pratica quindi si tratta anche di rompere, e speriamo, quel mito appunto della crescita economica fino a se stessa che tanto disastro ha provocato. Io direi che mi fermo qui, perché questi sono i temi generali della lista, che dicevo poi si compone, non è una cosa astratta, si compone di donne e di uomini. A Parma abbiamo una rappresentanza abbastanza importante, che è quella della Maria Cristina Quintavalla, che io la chiamo una compagna, perché comunque è sempre stata vicina anche a noi, mi auguro insomma che la sia effettivamente, insomma. È una compagna che si è distinta per tante vertenze sui territori, anche importanti, quindi insomma è un'espressione anche di queste politiche, di questi temi che dicevo. Ci sono compagni che ci sono ancora più vicini, perché, e li presenteremo anche un'iniziativa che faremo martedì alla Corale Verdi, c'è il compagno Stefano Rulli, che è stato segretario della Federazione di Modena per il nostro partito, quindi è un uomo di partito, e c'è la compagna Paola Morandin, che pur non essendo una dirigente, una militante, è iscritta a Rifondazione. Quindi penso che queste donne e questi uomini possano davvero esprimere queste politiche che vogliamo portare dentro l'Europa. C'è da sostenere le compagne, c'è da sostenere il progetto con le nostre forze, lo stare nei banchetti, promuovere iniziative come diceva prima Davide, e il pensare che insomma questa per noi è una parte giusta e importante, perché guardiamo a Tsipras, ma guardiamo a Syriza e tutto quello che si porta dietro, guardiamo veramente le politiche che possono essere anche le nostre politiche in Italia. Mi fermo qui per quanto riguarda l'aspetto...
a Davide, che secondo me consentirà un po' di guardare alla questione europea da vari punti di vista, quello istituzionale, quello della crisi economica e quello poi della risposta politica, che in Italia, assieme a tante altre forze politiche europee, cerchiamo di dare. Quello che mi ha sottolineato è che se le elezioni europee sono state considerate da molto tempo una sorta di elezioni di serie B rispetto alle elezioni politiche nazionali, quelle in cui si decideva i governi, poi è evidente che non può più essere così, perché molte delle politiche vengono decise a livello europeo e in questi anni a livello europeo sono decise delle politiche cosiddette austericide, cioè che hanno risposto alla crisi globale del capitalismo facendo pagare dei prezzi pesanti ai lavoratori e ai popoli in tutti i paesi, partendo in modo particolare ad alcuni, la situazione greca è quella che conosciamo in modo più noto, per essere anche quella più drammatica, ma che è stata, come dire, l'aspetto più critico di una situazione che ha riguardato un po' tutti i paesi, anche il nostro. Quindi si è risposto da parte delle classi dominanti attraverso lo strumento dell'Unione Europea, a cui poi i vari governi, compresi quelli italiani, si sono volontariamente piegati, attraverso le politiche liberiste, quindi privatizzazione, smantellamento dello Stato sociale, smantellamento di tutti i diritti del lavoro e così via. Quindi è chiaro che sappiamo che non è l'elezione che capovolge tutto, però queste elezioni ci possono dare la possibilità di rafforzare un fronte molto ampio di opposizione alle politiche liberiste e di costruzione di un'alternativa a quelle politiche. E l'impegno nostro, credo, tenendo presente una realtà come quella italiana, dove le difficoltà politiche in questi anni nostri sono state molto grosse, perché come Rifondazione abbiamo cercato di tenere, come dire, il campo, però in una realtà che è diventata molto più difficile. E da questo punto di vista cerchiamo di dare un contributo alla costruzione di questo fronte per l'alternativa contro le politiche liberiste a livello europeo, per la democrazia a livello europeo, perché l'Unione Europea ha anche espropriato, come è successo in Italia, molto spesso le scelte di strutture democratiche, e cerchiamo di farlo superando, diciamo, un momento di passaggio per la costruzione di un soggetto plurale per l'alternativa anche nel nostro paese, che è quell'obiettivo strategico che come Rifondazione Comunista ci siamo dati, decidiamo, che è una condizione necessaria per cambiare politica anche in questo paese. Quindi l'impegno per le elezioni è questo, e guarda anche per noi, anche oltre alle elezioni. Questa battuta sul territorio, sulle questioni amministrative, io credo che c'è poco da dire, perché tutte le trattative sono ancora in corso, per cui è meglio non entrare in particolare. Solo, al momento solo credo due accordi sono andati conclusi, uno è a Torrile, dove abbiamo chiuso un accordo con un centro-sinistra, possiamo chiamarlo centro-sinistra, compreso il PD, i socialisti, di Fondazione e SEL. E poi credo che forse in qualche altro comune si sta quasi arrivando a una conclusione di accordi, ecco. Però, come dicevo prima, non vale la pena entrare. Vorrei piuttosto soffermarmi su un'iniziativa che abbiamo fatto sul territorio, quella denominata Arancia Metalmeccanica. Era stata un'iniziativa a sostegno dei lavoratori della PAL Italia, che si stanno tuttora vivendo una lotta molto impegnativa. E lì si parlava di 114 esuberi su 129, poi c'è stata una trattativa. Ad oggi gli esuberi sono calati a 72, credo, giù di lì, 72. Però insomma è una trattativa abbastanza pesante, e noi come partito abbiamo scelto questo strumento di Arancia Metalmeccanica, che era un'iniziativa che consisteva innanzitutto di divulgare questo tipo di messaggio alla comunità, far sapere che c'erano dei lavoratori che lottavano per la difesa del posto di lavoro, e in maniera del tutto simbolica avevamo detto che regalavamo un'arancia per ogni euro donato. È stata un'iniziativa che è andata in un
anche discretamente, e adesso dovremmo concordare con la conferenza stampa per consegnare il ricavato di questa elezione.